Sono Laura Salvatore, sono psicologa, appartengo alla Società Americana di Psicologia della Riabilitazione, sono il direttore scientifico dell'Istituto IRP, che è l'Istituto di Ricerca e Riabilitazione Psicosensoriale che risiede a Saint-Rémy-en-Bosse, Valle d'Aosta. In questo centro si svolge sia ricerca qualitativa, quindi raccolta dei dati su ciascuna persona nell'arco di vita, sia interventi riabilitativi. E quale riabilitazione è? È quella dell'attenzione, la memoria, il linguaggio, delle funzioni cognitive. Sono quelle funzioni che a volte vengono danneggiate o a causa di incidente o per disabilità acquisite per vari motivi o appunto per traumi e momenti emotivi che possono, ecco, scuotere la vita normale di una persona. E dal bambino alla persona anziana noi seguiamo appunto questi iter di riabilitazione cercando di far ripristinare il normale funzionamento di queste capacità cognitive. Il centro è immerso nella natura, per cui generalmente gli utenti che ci raggiungono vengono da fuori regione e stanno qui per dei giorni o a volte delle settimane per risolvere, diciamo, i problemi in un tempo più rapido attraverso questi interventi intensivi che noi cerchiamo di svolgere senza far stancare, ma anzi renderli fattibili, tollerabili e anche piacevoli da un certo punto di vista. Utilizziamo dei materiali che sono materiali in legno soprattutto e poi materiali cartacei. Poi abbiamo dei supporti appunto su PC che ci servono a stimolare la persona e sono quindi o stimoli visivi o stimoli tattili. Per quanto riguarda gli stimoli tattili, in questo momento la mia esigenza, almeno operativa, proprio anche per favorire il lavoro dell'istituto, è quella di avere degli oggetti creati a misura della persona. Quindi, visto che abbiamo degli oggetti standard che devono andare bene sia al bambino che all'adulto, questo a volte ci limita e dobbiamo in questo momento cercare di utilizzare una tecnologia che è in grado di, su un disegno creato apposta per la persona, di formulare, di creare degli oggetti, almeno in plastica, che possano rispondere primo alla grandezza della mano della persona. E poi ha dei criteri, questo è un po' complesso da spiegare, ma dei criteri relativi alla capacità percettiva della persona, quindi le grandezze, le dimensioni e le fattezze dell'oggetto devono rispondere anche al modo, diciamo, alla disabilità percettiva di quella persona, no? Quindi bisogna crearli, su misura, chiaramente per essere più efficaci. Ecco, fino ad ora abbiamo utilizzato dei materiali un po' uguali per tutti e man mano riformulati, però sarebbe una cosa eccezionale poter utilizzare questo tipo di fotocopiatrice 3D per creare man mano oggetti, prima di tutto non ripetitivi, quindi non sempre gli stessi per la persona, e secondariamente oggetti che rispondono alla capacità mentale di quella persona e anche diciamo, alla capacità tattile. Ricordiamoci che la mia salute è un bene di tutti.